Quando ho pubblicato il video sulle zecche, mi è stato chiesto più volte come si rimuove? In questo video vediamo un metodo che non è perfetto in realtà. Bene che non schiacci il corpo della zecca e che si avvicini moltissimo alla pelle durante l'estrazione. Tuttavia la zecca non viene ruotata come si dovrebbe fare, ma solo tirata. Una volta estratta poi è bene controllare che la testa non sia rimasta all'interno della ferita. Poi, come dice il sito dell'ISS, non usare benzina, trielina, oli, alcol, cose arroventate, fiammiferi o sigarette. Perché se irritate la zecca, questa può regurgitare banalmente il materiale potenzialmente infetto, oppure semplicemente affondare maggiormente la testa all'interno della pelle dell'ospite. Dopo l'estrazione, disinfettare la zona e, se possibile, conservare la zecca in alcol al 70% per eventuale classificazione e isolamento di patogeni in caso di comparsa dei sintomi. Ovviamente è importante rivolgersi al proprio medico curante se si nota un alone rossastro che si espande, se si ha mal di testa, se si hanno brividi, febbre e oppure ingrossamento dei linfonodi o qualsiasi altro sintomo. Per qualunque informazione comunque vi lascio il link dell'Istituto Superiore di Sanità.